Radio Radicale, siamo con Roberto Arditti al termine, fuori dal Nazareno, al termine della conferenza stampa di Renzi, che ha annunciato, diciamo, le sue dimissioni pur rimanendo in sella alla segreteria del PD. Allora, come valuta queste dimissioni? Sono dimissioni vere che però non precludono un interregno con un segretario di transizione? Ma onestamente il risultato è tale da non farci pensare a soluzioni diverse, e d'altra parte però le dimissioni dentro un partito, e in particolare un partito grande, sono anche un processo che necessita dei tempi anche di statutari, quindi secondo me oggi Renzi si è comportato verso il suo partito in modo ineccepibile. Ha aggiunto anche un elemento di tipo politico, però, pur essendo un segretario dimissionario, e ha detto che, per quanto lo riguarda, sarà il caso di stare all'opposizione. Quindi si è comportato sì da segretario dimissionario, ma anche da un protagonista della vita politica del suo partito e più in generale del Parlamento, che non ha deciso di tacere di qui in avanti. Quindi quella di oggi è stata non solo la comunicazione di dimissioni, ma anche una esplicita dichiarazione di una linea politica. Quindi però lui resta segretario e gestisce questa delicata fase, anche se farà il senatore, come ha detto. Esatto, cioè in realtà Renzi ha giocato su una politicamente intelligente ambiguità. Il partito farà un congresso, verosimilmente sceglierà anche un nuovo segretario, ma Renzi non smette di farci sapere come la pensa. E siccome sappiamo molto bene che sono in molti, in qualche modo, che sono entrati in Parlamento grazie a lui, non è irrilevante quello che dice. Quindi lui, si può pensare che lui si ricandiderà alla sua successione, oppure questo è da escludere? A mio avviso è da escludere. Non è secondo me il tema quello che lui oggi ci ha posto. Lui ci ha posto il tema di dire: il partito sceglierà un segretario, ma io... Che sarà un suo fedelista, potrebbe essere un suo fedelista. Potrebbe essere, e comunque io non esco di scena. Ecco, questo Renzi ce l'ha detto con grande chiarezza. Quindi resterà il leader, ma non il segretario del PD? Si può utilizzare questa interpretazione? Resterà un importante punto di riferimento. Ora sai, il concetto di leader è un concetto legato a tante cose. Secondo me quello che conta è che Renzi oggi ci ha detto: io non vado né in vacanza né mi ritiro in montagna, sarò a fare politica. Bene, la ringrazio molto, ringrazio Roberto Arditti.